Siamo tutti, spero, d'accordo. Spero tutti d'accordo che questa sia una serata deludente. Partendo da questo presupposto, eh. E non facciamo passare una mezza rimonta col Cagliari come un successo, perché io ho paura di quelli che arriveranno a dire anche però la reazione qui e là. Chiamola via sta roba qui, eh. Perché se pareggi contro il Cagliari, dopo essere andato sotto di 2 gol, con una punizione meravigliosa di Vlahovic e con un autogol, non ci siamo. Non ci siamo. E non venitemi a dire, però il Cagliari 2 rigori, è il Cagliari. Cagliari, tu sei la Juventus, squadra che l'anno scorso giocava in Serie B, è la Juventus. Io sono molto stanco, sono molto stanco. E l'unica cosa che posso dire al termine di questa partita è meno uno. Ne manca uno in meno per finire la stagione. Io ero convinto del pari, io ero convinto del pari oggi, veramente convinto del pari. E mi sentivo quasi uno stronzo a essere convinto del pari, convinto comunque di non vincere, sicuro di non vincere. Mi sentivo quasi uno stronzo. Sentivo quasi uno stronzo. Perché dicevo, cavolo, poi sembra quasi che tu non abbia fiducia, no? Nei tuoi giocatori, nella tua squadra, in tutto. Invece per larghi tratti sono stato quasi ottimista. Quasi ottimista per larghi tratti. Una settimana fa, nel post partita col Torino, alcune persone sono venute a commentarmi: perché non hai detto e perché nessuno parla di questa cosa, e cioè che con il pareggio di oggi contro il Toro la Juventus è aritmeticamente fuori dalla lotta a scudetto? Ragazzi, ma io ci sono rimasto male, perché la prima volta che l'ho letto ho detto, vabbè dai, questo è un inguaribile ottimista. Mette altre due o tre anche in giro per internet. Boh, se c'era qualcuno che ancora pensava di poter vincere lo scudetto, io vorrei avere la metà, veramente la metà di questo ottimismo. Io sono qui veramente a leccarmi le ferite, perché, cioè, per me questo 2-2 ha lo stesso gusto di una sconfitta. È un punto in più che ci portiamo a gara, ma per me questo 2-2 qui ha gusto di una sconfitta. Gusto di una sconfitta, perché il primo tempo non può essere vero. Il primo tempo non può essere, è troppo brutto per essere vero. Troppo brutto per essere vero. Non può esistere il primo tempo. Cioè, noi abbiamo preso gol da Gaetano e Gerry Mina. Gaetano e Gerry Mina. Gerry Mina sul rigore. Io credo che non abbia mai battuto un rigore neanche in allenamento. Immagino, perlomeno, che sia andata così. Sono veramente sconcertato da quello che abbiamo visto. Poi nel secondo tempo, con la Juventus sotto di 2, e con la squadra che rinuncia a voler difendere ad oltranza qualcosa che non si sa cosa, questo famoso equilibrio che io continuo a non vedere in nessuna partita della Juventus, con quella voglia di provare ad andare in avanti, invece che sempre in orizzontale, due all'ora o indietro, qualcosa in più si è vista. Ora, non è il secondo tempo migliore della storia, è un secondo tempo comunque all'insegna della disorganizzazione, è un secondo tempo all'insegna dell'improvvisazione, perlomeno è un secondo tempo all'insegna della voglia di provare a tornare a casa senza dire, oh però, ho perso anche dal Cagliari, ho perso anche dal Cagliari, ok? Perlomeno, perlomeno. Perché nel secondo tempo, quando abbiamo messo dentro tutto l'arsenale offensivo e quindi c'era quella volontà di andare in avanti, almeno è sembrato che la Juventus potesse avere la sensazione di fare qualcosa. Ora, non venitemi a dire che questa squadra nello specifico non ha bisogno di approcciare le partite sempre come è stato nel secondo tempo, con il rischio di prendere gol, ma comunque il gol lo prendi in tutte le maniere. In tutte le maniere, e provare a fare così. Poi, ragazzi, la produzione è ancora troppo poco, anche nel secondo tempo è stata una produzione scarsa. Ribadisco,
Fai gol su una punizione, c'era, non c'era, bravo Chiesa andarsela a prendere, bravo Chiesa a farsi furbo. E su un autogol, bravo Yildiz a crossarla, bravo Vlahovic a battere la punizione. Fatto sta che se iniziamo anche a farci un po' furbi, forse qualche punto in più riusciamo anche a farlo, forse anche proprio l'atteggiamento, l'idea dell'atteggiamento diventa un po' diverso. Io voglio leggervi questo piccolo articolo che ho scritto l'altro giorno, si chiama Juve sveglia e aprile, e dico: aprile non è maggio e nemmeno giugno, così come febbraio e marzo sono e rimangono febbraio e marzo. La Juventus, a partire dalla gara contro l'Empoli in casa, è andata in apnea ed è tornata a respirare principalmente grazie ai risultati negativi delle inseguitrici. Non siamo usciti dalla crisi, ma oggi la classifica è migliore, complice anche la quasi certezza di avere 5 squadre italiane in Champions l'anno prossimo, certezza che è arrivata ieri sera, quindi ce ne saranno 5. I pianeti si stanno allineando a favore dei bianconeri, che però sono entrati in modalità ferie anticipate con solo 2 vittorie in campionato in oltre 2 mesi e mezzo. La vittoria non è arrivata neanche oggi. 11 punti in 11 partite, aggiorno 12 punti in 12 partite, è un rendimento ben lontano dagli standard della vecchia signora. Non voglio leggervela neanche quella di Allegri, perché io su Allegri ho finito tutto quello che potevo dire, tutto, ho detto tutto quello che potevo dire. Sapete come la penso, sapete che per me è da esonero, per me deve essere esonerato, stop. Poi domani mattina parleremo anche del parole giunto di che al momento non ho ancora ascoltato e nemmeno mi interessa, perché adesso voglio concentrarmi sulla partita. Però di qui, ragazzi, se Atene piange, Sparta non ride. Allegri nell'occhio del ciclone, ma i calciatori non sono esenti da colpe. Ancora una volta, aprile non è né maggio né giugno, così come non lo erano febbraio e marzo. Se qualcuno sta già tirando i remi in barca per via di un distacco ormai eccessivo dalla vetta, ho una notizia sconvolgente. Serve terminare la stagione onorando la maglia della Juventus. E detto in modo anche molto populista, pure l'ingaggio che viene riconosciuto a tutti quanti, visto che i bianconeri hanno i costi di gestione maggiori di tutta la Serie A insieme all'Inter. Modalità vacanza e risparmio energetico in vista dell'europeo di quest'estate? Sicuramente poco mi importa. Se qualcuno dentro la Juve pensa che raggiungere la zona Champions o una finale di Coppa Italia sia sufficiente per far passare una stagione come positiva, forse ha sbagliato società. Con tutto rispetto verso realtà differenti da quelle della Continassa, ma forse alcuni tesserati dovrebbero risintonizzare le priorità oppure accettare di dover fare un passo indietro rispetto al livello del club in cui giocano o allenano. Fino alla fine è un motto, ma pure uno stile di vita, e la stagione finisce il 26 di maggio, che è praticamente giugno, ma sicuramente non è aprile, marzo o febbraio. Io questo piccolo estratto rivolto ai giocatori lo voglio dedicare principalmente ad Adrien Rabiot. Io ad Adrien Rabiot dedico questo pezzo, a maggior ragione il secondo estratto, perché, ragazzi, io francamente non posso accettare che Rabiot mi faccia queste prestazioni al pari di tanti altri. Metto Rabiot lì perché Rabiot per me è un simbolo di questa Juventus. Non è uno dei giocatori che guadagna di più, è un giocatore che l'anno scorso è stato rinnovato per una singola stagione, una singola annata, è uno dei trascinatori, è il vice capitano, ce ne sono tanti altri. Metto Rabiot perché voglio mettere Rabiot, perché voglio mettere Rabiot. Ragazzi, è la Juventus, forse ce lo siamo tutti un po' dimenticati, forse è passato un po' in sordina perché da inizio anno ci raccontiamo che l'importante è arrivare in Champions e quindi tanto in Champions ci arriviamo, punticino qui, magari le altre rallentano lì, e le 5 squadre in Europa, e poi dopo siamo tutti belli contenti perché comunque siamo in Champions, possiamo dire ma la nostra stagione, sai, non esiste, non è vero, è un teatro di burattini, non corrisponde alla realtà, non corrisponde alla verità. È la Juventus, la squadra di Torino a strisce bianche e nere, ve la ricordate? È la Juventus, un punto a Cagliari, è una sconfitta, a maggior ragione se nelle 11 partite prime hai fatto 11 punti, esce, scende in campo e non mangi l'erba dal primo all'ultimo minuto, con tutti gli errori che deve fare l'allenatore, che deve andare a casa, e sarebbe anche romantico dire, ha iniziato a Cagliari, Allegri? La prima panchina in Serie A Cagliari, l'ultima panchina con la Juve a Cagliari, sarebbe romantico in vista di una semifinale di ritorno di martedì, perché io mi sono veramente stancato, mi sono veramente rotto le palle che tutte le volte bisogna accendere la partita per paura di tutte le squadre. Quindi intanto ne punisco uno e poi quest'estate penso ai calciatori, tanto ne punisco uno perché non è accettabile questo rendimento. 12 punti in 12 partite, ragazzi, 12 punti in 12 partite, stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero? Però poi questi qui, quest'estate, un bel esame di coscienza e un bel repulisti di mentalità, perché ve lo ripeto, torno a ripetervelo ancora una volta, arrivare in Champions League con 5 squadre in Italia, 5 squadre in Italia, o arrivare in finale di Coppa Italia,
non vuol dire niente, a maggior ragione se fai dei primi tempi da vergogna come quello di questa sera. Ciao a tutti e sempre, fino alla fine, forza Juventus, anche in questi momenti qua, perché i colori, la passione e l'amore restano sempre, anche in questi momenti di merda.